Debutto alla grande, al di sopra di ogni aspettativa, per la prima edizione del Wine Show organizzato da CS Distribuzione Vini e Associazione La Castellana. La due giorni della festa del buon bere si è svolta nella magica location del chiostro di San Giovanni del Palazzo del Gusto, molto ben allestita dagli organizzatori, e ha visto il taglio del nastro augurale sabato 16 aprile alla presenza del sindaco di Orvieto Giuseppe Germani e alle autorità civili e militari. Vediamo i particolari nel servizio di Antonello Romano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Diamo la nostra benedizione sul vino. Vino, questo è una cosa, delle cose più belle che c'è, anche se con l'alcol bisogna starci sempre attenti al nostro lavoro, ma quando sono arrivato a fare il prete nel 1995, chi è qualcuno è di Prodo della quella zona, non bevevo il vino. La prima messa ho detto beve poco vino. Sono andato a un pranzo, un ceffone di un anziano e disse: figlio mio, beve sto vino che te fa bene. E da quel giorno un ticchiettino di vino, quello giusto, e allora diamo tutta la nostra benedizione, che il vino è segno anche di Cristo risorto. La prima cosa che ha fatto il Signore, cambiare l'acqua in vino. Allora che il Signore ci dia sempre questa vita di Cristo risorto, soprattutto in questo tempo di Pasqua. Signore, mandi la sua benedizione. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E buona festa a tutti. Sindaco Germani, allora una manifestazione importante che potrebbe anche diventare una manifestazione clou tra quelle orvietane, questa di Wine Show. Sì, assolutamente sì. È una bella manifestazione, complimenti agli organizzatori. Insomma, poi la testimonianza di questa manifestazione vuole dire che questo contesto è proprio per queste manifestazioni, quindi speriamo di creare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, delle iniziative intorno a questa manifestazione che la possa far diventare una delle tante manifestazioni che ci sono ad Orvieto. Il posto ideale per degustare qual è? Il Palazzo del Gusto, quindi è qui. Siamo ancora un po' in ritardo col progetto che abbiamo, però senza dare delle scadenze, ma insomma siamo quasi addirittura d'arrivo e vorremmo presentarlo in un modo importante, serio, perché insieme alla provincia, insieme al Consorzio del Vino stiamo cercando di chiudere questo progetto e far sì che questo luogo possa rinascere nel suo pieno splendore. Mesombriacato della donna, quanto è buono l'odore della gonna. Lo si è visto da subito con la grande affluenza di visitatori sin dall'apertura. L'iniziativa di Wine Show è piaciuta ai cittadini del comprensorio orvietano e anche ai molti turisti presenti in città. Ed è cominciata dunque sotto i migliori auspici, con oltre 700 etichette invitate. L'ombra come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Luciano Carboni, allora oggi inizia questa due giorni intensissima dedicata al bere, dedicato al buon vino. Esattamente, sì, diciamo che finiti i preparativi che sono stati lunghi e laboriosi, finalmente abbiamo aperto adesso con il saluto del sindaco e con il taglio del nastro questa bella manifestazione fatta tra l'altro in una location che è stupenda e sarebbe già stupenda per com'è, arricchita per l'occasione con le opere del maestro Umberto Verdirosi, che ci ha dato disponibilità per allestire tutta la scenografia con le sue opere. Sulla griglia di partenza tutta la Castellana, i volontari della Castellana. Tutta la Castellana, sì, la Castellana non tradisce mai, da questo punto di vista devo dire che i ragazzi sono encomiabili e si prestano veramente per qualsiasi cosa, e qua ci abbiamo messo tutta la nostra esperienza organizzativa. Senti, 700 etichette, più di 700 etichette, chi arriverà primo?
Questa è veramente una bella gara. Ma domani sera faremo un consuntivo, vedremo dal consumo di vini chi è in pole position e chi avrà vinto la gara poi. Vogliamo dire come si fa a degustare, cioè cosa bisogna, comprare un biglietto? Cosa... Esiste un biglietto, sì, il biglietto va fatto qui, esiste una prevendita oggi al botteghino e con il biglietto è giornaliero, abbiamo adottato questa formula, proprio perché chi vuole può venire a degustare tutti i vini che vuole, c'è anche un pasto organizzato dalla Norcineria Aureto, e però uno potrebbe tranquillamente venire, degustare, mangiare qualcosa, può farsi due passi per il corso, farsi un giro per il Rieto e tornare poi prima delle mezzanotte, quindi un biglietto giornaliero. Gli orari della manifestazione? Semplici, da mezzogiorno a mezzanotte, sia oggi che domani. Senti, domani giorno importante perché avremo un ospite importante. Domani avremo un ospite importante perché il dottor Cotarella ha organizzato un convegno all'interno di questa manifestazione e quindi sarà, diciamo, il momento clou dei due giorni e sarà anche il momento, diciamo, meno ludico e più tecnico della questione. Quindi però crea molto movimento perché Cotarella forse nel mondo sia uno dei più conosciuti, credo. Alberto Crispo è insieme a Luciano Carboni, diciamo, l'organizzatore di questo evento così importante che si annuncia quantomeno molto importante, la prima edizione, un'edizione quindi che è un biglietto da visita per, speriamo, tutte le altre che seguiranno. Com'è nata questa iniziativa della CS Distribuzione Vini? Beh, diciamo che essendo nel settore del vino a noi interessava fare un evento, diciamo, per la far degustare dei vini e comunque esaltare i vini della zona, e non solo, ci siamo resi conto anche che con l'avvento della globalizzazione il mondo ci vuole conoscere, lo dobbiamo far conoscere, allora abbiamo deciso di ospitare altre realtà e altre referenze che sono di fuori, per questo, per dimostrare che Orvieto rappresenta una cultura particolare e abbiamo da raccontare e che comunque dobbiamo scambiare, lo scambio culturale, quindi noi scambio culturale significa crescere sia economicamente sia mentalmente. Questa era l'idea messa su un tavolino dove l'Associazione La Castellana ha dato un prestigioso contributo, in quanto è un'associazione che è veramente strutturata sull'allestimento degli eventi e che comunque speriamo che ci sia un futuro, una seconda, una terza edizione, che già sono in progetto con, diciamo, la scelta di altre due o tre location e percorsi più itineranti. Gli spazi interni al chiostro di San Giovanni e lo spazio esterno sulla terrazza del Palazzo del Gusto sono stati allestiti con gli stand dei vari partners, dove il pubblico ha potuto continuare a degustare i vari vini, assaporare la bontà di alcuni prodotti tipici dell'agroalimentare nazionale e locale e consumare un lauto pasto. Impeccabile ed efficiente, ma era scontata, l'organizzazione fornita dai volontari dell'Associazione La Castellana, forti dell'impegnativa esperienza maturata nell'organizzazione della grande corsa in salita, che quest'anno si svolgerà a settembre. La giornata di domenica ha registrato un ulteriore afflusso di pubblico ed ha avuto anche un momento di riflessione sulla cultura del vino e i suoi effetti sul territorio. Vorrei iniziare appunto l'incontro con un ringraziamento a coloro i quali hanno organizzato questo evento, che è appunto One Show Orvieto, che è alla prima edizione e che ha riscosso veramente un grande riscontro positivo, un grande successo. Probabilmente un pochino, mi rivolgo agli organizzatori, ce l'aspettavamo perché protagonisti di questo evento sono le nostre eccellenze territoriali, in particolare il vino, eccellenza non solo dell'Orvietano ma tutta la regione Umbria, eccellenza nazionale si potrebbe dire, e che unita ad altre eccellenze che sono in particolare l'eccellenza che fanno la cultura Orvieto, quindi le nostre realtà culturali prese come sedi importanti, quali appunto il Palazzo del Gusto, San Giovanni. Al convegno, a cui era presente l'assessore alla cultura Enzinella Martino, erano presenti come relatori alcune tra le massime autorità nel campo enologico, prime fra tutte quella del presidente dell'Asso Enologi, dottor Riccardo Cotarella, che abbiamo intervistato al termine del suo intervento.
Io mi stavo chiedendo qual è l'ora migliore per fare un convegno che parla di vino all'interno di una manifestazione enologica. Forse la mattina presto, perché man mano che la giornata avanza rischia di essere attraversata dall'oggetto di cui si deve parlare. E, però questa è solo una notazione, come dire, ambientale. Quanto al motivo per cui siamo qua, insomma, no? Tutti sappiamo quanto il vino sia importante non solo per Orvieto, non solo per l'Umbria, non solo per il paese. I dati ci dicono che, per esempio, in questo contesto della crisi, il vino, la realtà del vino è una delle poche positive, è una delle realtà che, nonostante le preoccupazioni del signor Conte, invece cresce, continua a crescere. Vuoi da bere? Dottor Riccardo Cotarella, prendo in prestito un vecchio detto, un po' scontato, però serve forse. In vino veritas. E allora, in verità non ci si aspettava che questa prima edizione avesse un successo così eclatante di pubblico, di enofili. In verità ci si aspettava qualche presenza in più da parte dei produttori orvietani. Perché secondo lei non c'è stato? Ma intanto devo rinnovare i complimenti a questi ragazzi che in maniera così umile, con molta volontà, molta determinazione, hanno organizzato questo evento, di tutto rispetto, perché poi quello che conta sono le affluenze. Qui non aspettiamo Marchionne piuttosto che il presidente della banca, gente comune che si avvicina ai vini, famiglie, come sono state, quindi tanti complimenti. Sulla mancanza di presenza di alcuni orvietani, io penso che forse una parte della colpa va data alla mancanza di comunicazione, vale a dire era una manifestazione che secondo me dovrebbe avere il patrocinio del consorzio di tutela, in quanto che rappresenta tutte le aziende, ma penso che questo sarà un piccolo punto che verrà risolto l'anno prossimo. Lei parlava di comunicazione e durante l'incontro che c'è stato ha ribadito più volte questa importanza della comunicazione nel mercato del vino. E allora le chiedo, per lo sviluppo e il marketing di un territorio, quanto è importante il vino? Ma dipende da territorio a territorio, per noi è fondamentale. Cioè per Orvieto il vino sono le fondamenta del suo sviluppo. Cioè vino e turismo, che poi sono due cose che vanno a braccetto logicamente, no? E non abbiamo altri beni, altre fonti, altre miniere di ricchezza, se togliamo questi due. C'è un po' di artigianato, ma soffre sempre di più. Cioè il vino è storia, passato, presente e futuro di Orvieto e quindi come tale è fondamentale per il suo sviluppo. Enofilia, enologia e conoscenza. Oggi gli enologi hanno un'identità ben definita rispetto al passato e lei una volta ha anche detto, un po' ironicamente, fuori gli stregoni e gli sciamani dalle vigne. Sì, per carità della vita, ma più che gli stregoni e sciamani, che se togliere dalle vigne coloro che fanno di un'arte impropria un motivo di pubblicità, cioè i cosiddetti naturalisti, che naturalisti non sono, quelli che magari si vestono da tali con i jeans, camicia a scacchi, no? Soltanto per farsi vedere. Oggi, nolente o dolente, l'enologia e la viticoltura è scienza e come tale significa avere cultura. Non basta l'esperienza, anche per noi enologi. Io ho fatto 47 vendemmie, eppure ogni anno devo imparare qualcosa di nuovo per essere aggiornato. Figuriamoci chi non è enologo, quindi ognuno al suo posto e poi lasciamo spazio anche a questi tentativi, diciamo, di raffigurazioni improprie. Questa manifestazione ci fa riflettere sull'importanza di questo luogo, del Palazzo del Gusto, che potrebbe diventare, secondo lei, un polo di attrazione per la cultura del vino in Italia e non solo in Italia? Ma io me lo auguro, con il sindaco sono ormai un paio d'anni che stiamo parlando di questo progetto, perché è bello come struttura, è ampio, si presta sia per seminari, per corsi di formazione, per scuole, per incontri, per eventi come questo di oggi. Insomma, siamo nella parte storica di Orvieto.
sarebbe bello che questo bel monumento fosse destinato al bene più prezioso di Orvieto, che è il vino. Perché il vino italiano è vincente nel mondo? Ma sono tanti i motivi, direi che abbiamo una ricchezza naturale, il fatto di territori e di vitigni, cosa che non ha nessun altro paese al mondo. Abbiamo la storia, abbiamo l'attualità, abbiamo il futuro. Stiamo recuperando un gap che ci è dato dalla nostra lentezza nell'evoluzione, anzi più che lentezza abbiamo dormito per secoli e secoli. Stiamo recuperando molto grazie alle nuove generazioni e quindi il mondo finalmente sa perché cominciamo a raccontare chi siamo e come tale ci apprezza. Un bilancio dunque inequivocabilmente positivo, quello di questa prima edizione, che si chiude con la promessa degli organizzatori di ripetere l'iniziativa. E forse, per questo, bisognerà attendere anche meno di un anno. Porta cenantro l'idro. Luciano Carboni, con cui ci vediamo ogni anno per chiudere e fare il bilancio della Castellana. Invece quest'anno facciamo un po' prima, con qualche anticipo, la chiusura di questo evento straordinario che ha avuto un successo inaspettato. Successo inaspettato, successo sperato ma inaspettato, perché ci speravamo, non ci credevamo molto, sai, cose dinamiche a noi molto lontane, era una cosa nuova per Orvieto, era anche inverosimile che Orvieto non avesse un evento del genere. Suona un po' strano che magari l'associazione come la Castellana sia all'interno di questa organizzazione, però noi ci abbiamo creduto insieme alla CS Distribuzione che ci ha cercato per dare una mano. Diciamo, l'evento è riuscito, è andato molto bene ieri sera, oggi gente di Orvieto, gente di fuori, quindi molto soddisfatti. Senti, si parla già di una possibile, diciamo, di una possibile ripetizione, magari in dimensioni più ridotte, dell'evento durante la grande corsa. Su questo l'assessore alla cultura, la dottoressa Martino, ci ha un po' anticipato, lei ha auspicato questa cosa. È, diciamo, un progetto forse realizzabile, cioè abbiamo del tempo per lavorarci, non è semplicissimo, però potrebbe essere un qualcosa che è propedeutico alla corsa, visto anche il discorso del cinquantenario, e poi abbina un po' le eccellenze del territorio, tra le quali ci mette anche la Castellana.